Oltre mille incidenti stradali in 365 giorni, 74 quelli mortali solamente in tre anni. Questa la triste media riferita ai sinistri avvenuti nell'ultimo triennio nell'Aretino. Un numero impressionante nonostante ci sia stato un sensibile calo di decessi rispetto agli anni precedenti. I dati sono stati illustrati nel corso dell'incontro dell'Osservatorio per la Sicurezza Stradale e la prevenzione dell'incidentalità che si è svolto presso la prefettura di Arezzo. Dall'esame dei dati complessivi del fenomeno dell'incidentalità nel 2018 risulta dunque un leggero aumento con 1.093 incidenti censiti rispetto ai 1.065 eventi del 2017 ma comunque minore ai 1.100 dell'anno precedente. Resta purtroppo invece significativo il dato relativo agli incidenti mortali, pur avendo registrato un calo nel 2018 quando le vittime sulle strade sono state 22, nel 2017 i decessi erano stati 24 l'anno precedente 28. Trend in aumento si registra per quanto riguarda le persone ferite 1581 nel 2018 a fronte dei 1461 casi del 2017, dei 1536 nel 2016 ed infine 1570 del 2015. Dall'analisi del fenomeno inoltre si segnala un incremento degli incidenti mortali nel periodo che va da aprile ad ottobre, con una costanza nei mesi estivi e una concentrazione dell'incidentalità mortale nelle giornate centrali della settimana. La maggior parte dei soggetti coinvolti negli scontri mortali inoltre sono i conducenti seguono i passeggeri anteriori, posteriori ed infine pedoni. Tra le condotte maggiormente pericolose restano l'eccesso di velocità, la guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti, il mancato utilizzo del casco, delle cinture di sicurezza e dei seggiolini per bambini, la distrazione dovuta all'uso del telefono cellulare alla guida ed infine l'assenza di revisione dei veicoli. Tra le cause dei decessi numerosi sono gli sconti frontali e laterali, quelli laterali, gli investimenti di pedoni e la fuoriuscita dalla sede stradale. La strada con il maggior numero di di morti e incidenti resta ancora una volta la 71.